rigido, corre lungo le schiene interiste al minuto 26 del secondo tempo. Succede quando Ibrahimovic, dopo un contrasto con Galante, resta a terra. Si rialza, ma all'inizio zoppica. E allora tutti col pensiero corrono a martedì. A cosa sarebbe l'Inter a Valencia senza lo svedese? Devastante nel pomeriggio di Livorno. L'allarme poi rientra, la capolista vince, 12° successo in trasferta, record, e sale sull'aereo per la Spagna con il suo apriscatole fisicamente integro. Ibrahimovic secondo me è il giocatore più determinato oggi in campionato italiano, perché comunque ogni volta quando gioca fa gol, fa assist, fa reparto da solo, è un giocatore straordinario. Parla Mihajlovic e non Mancini, volato a Valencia per vedere dal vivo gli eurorivali. Mancini, la cui partita è finita in anticipo, espulso da Morganti dopo che la stessa sorte era toccata a Maicon, ammonito prima per aver allontanato il pallone a gioco fermo e poi per aver applaudito il direttore di gara. Piccoli segnali di nervosismo, spiegabili forse con l'avvicinarsi della sfida che vale una stagione. A Valencia l'Inter arriva con lo scudetto sempre più cucito sul petto, ma anche con il fardello di una prima mezz'ora nella quale la partita l'ha fatta soprattutto il Livorno, schierato da Arrigoni con un centrocampo imbottito, ma capace comunque di guadagnare porzioni di campo fino a giungere al vantaggio con Lucarelli. Gol su punizione, il secondo in 10 giorni preso da Julio César dopo quello contro il Valencia. No, Villa, credo che lì, senza nessuna paura di dire, ho sbagliato la barriera, però oggi credo che è stato più merito di Lucarelli. Dell'Inter, che già sullo 0-0 aveva colpito il palo con Stankovic, piace la reazione che segue al vantaggio del Livorno. Il secondo legno di giornata, firmato Grosso, fa da prologo al pareggio. La rete è di Cruz, ma nell'azione la cosa più bella la fa Ibrahimovic, il cui colpo di tacco propizia la facile conclusione dell'argentino. È a questo punto che lo svedese sposta gli equilibri della partita. Difficile per i difensori toscani limitarlo. Ibra sfodera al meglio del proprio repertorio per poi, al 21° della ripresa, firmare personalmente la rete del vantaggio. Il Livorno, encomiabile per un'ora, accusa il colpo. Noi per stare a pari loro abbiamo dovuto correre molto di più e probabilmente la fatica si è fatta sentire anche nel finale, quando avevamo il vantaggio dell'uomo in più. Volentieri le sconfitte non si accettano, però ti dà convinzione, insomma, aver giocato in questa maniera contro una grande squadra. Ci prova ancora il Livorno e Passoni fa gridare al gol i 5.000 abbonati che hanno avuto accesso allo stadio. Mancini allora, prima di venire espulso, corre ai ripari e inserisce un altro difensore centrale, il quarto, Ivan Córdoba. Finisce 2-1 e per l'Inter comincia la lunga vigilia di Valencia. È vero che comunque i primi 20 minuti ci hanno messo in difficoltà e abbiamo subito gol. Poi dopo comunque abbiamo ricominciato a giocare e abbiamo dimostrato la forza, la grinta, la determinazione, quello che ci serve per la partita a Valencia. Ecco.